Giacomo Matteotti nasce a Fratta, Polesi, nel giorno 22 maggio del 1885. I genitori possiedono una vasta proprietà terriera, nella bassa valle del Fiume Po. Il fratello maggiore Matteo, appena tredicenne, è del socialismo. Spinto da un forte sentimento di solidarietà verso i contadini del Polesine, condannati a una vita di estrema miseria e sfruttamento. Nel 1907 consegue la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bologna. Tre anni dopo è eletto al Consiglio Provinciale di Rovigo, da cui inizierà la sua carriera politica. Matteotti è un socialista riformista, non crede nei cambiamenti violenti e rivoluzionari, bensì in quelli più democratici da realizzarsi gradualmente nelle amministrazioni locali e nell'impegno sindacale. Dimostra di essere un amministratore competente e un abile organizzatore sia nell'attività politica sia nel suo pubblico servizio. Durante la Prima Guerra Mondiale è convinto sostenitore della neutralità italiana, lanciando appelli alla pace. Questa posizione porta Matteotti a essere minacciato dai nazisti e internato in Sicilia. Terminato il conflitto mondiale, continua a dedicarsi all'attività politica. I suoi successi lo portano ad essere eletto deputato al Parlamento italiano nel 1919. Matteotti ha così l'opportunità di denunciare la violenza squadrista del fascismo fin dai suoi inizi, subendo di conseguenza attacchi alla stampa nonché aggressioni alla sua persona. Prosegue la sua attività di denuncia accusando i governi Giolitti e Bonomi di tolleranza e complicità con i fascisti. Denuncia inoltre all'estero il fascismo come imminente pericolo che si sta affacciando sulla realtà storica europea. Il 6 aprile 1924 l'Italia è chiamata alle elezioni e il 30 maggio 1924 in Parlamento si vota la convalida degli eletti, formalizzando la legalità e la regolarità delle elezioni. Matteotti, con un celebre discorso, contesta i risultati accusando i fascisti di brogli elettorali. Denuncia inoltre le violenze contro i cittadini e contro i candidati socialisti, comunisti, repubblicani, liberali e progressisti. E, al termine di questo celebre discorso, dopo le congratulazioni dei suoi compagni di partito, che Giacomo Matteotti risponde con le parole: «Io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me». Sul giornale Il Popolo d'Italia compaiono le parole di Mussolini, il quale scrive che si rende necessario per dare una lezione al deputato del Polesine. Il giorno 10 giugno 1924 a Roma, sul Lungotevere, al Nando da Brescia, un gruppo di fascisti aggredisce e rapisce Giacomo Matteotti mentre si stava recando in Parlamento. Caricato a forza su una macchina, viene ripetutamente percosso e infine ucciso a coltellate. Il corpo verrà occultato e ritrovato in stato di decomposizione in un boschetto di Riano Flaminio, la macchia della Quartarella, solo 6 giorni più tardi. Il 13 giugno 1924 sarà Filippo Turati ad informare in Parlamento della sua scomparsa. In forma di protesta contro il rapimento e l'assassinio del deputato socialista, tutta l'opposizione parlamentare si ritirò sul cosiddetto Ventino. Seguono mesi di braccio di ferro in cui il governo fascista sembra sul punto di capitolare, ma solo il 3 gennaio 1925, con un famoso discorso alla Camera, Mussolini si assume in prima persona la responsabilità politica del delitto, affermando: «Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo io solo la responsabilità politica, morale e storica di tutto quanto è avvenuto. Se il fascismo non è stato che olio di origine e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione delinquere, io sono il capo di questa associazione delinquere».